Amazon, ci racconti tutti i servizi adatti al self-publishing e a dare la possibilità ai mobile journalist di rivalorizzare o valorizzare le loro storie anche su tempo lungo, su pubblicazioni più, diciamo, costruite ed evolute. Certo, abbiamo innanzitutto il servizio più famoso, più conosciuto, che è Kindle Direct Publishing Print, con il quale si possono caricare, facilissimo da usare e senza costi, ebook, quindi contenuti in formato ebook, sia fiction sia non fiction, quindi si presta appunto anche long storytelling giornalistico. E noi paghiamo royalties fino al 70%, si può distribuire in tutto il mondo e si può ovviamente caricare non solo in lingua italiana, però anche in altre lingue. Si può distribuire sia in formato digitale sia in cartaceo. Questo è il formato, diciamo, principe del self-publishing su Amazon. Poi abbiamo i Kindle Singles, che sono un formato che esiste per la lingua inglese. C'è un approccio di curatela, quindi editoriale, si propongono le proprie opere, devono avere tra le 5.000 e le 30.000 parole, e non, devono, diciamo, rispondere a dei requisiti, quindi per esempio non accettiamo guide di viaggio, libri per bambini, però sostanzialmente si presta di nuovo molto bene storie autoconclusive di natura saggistica e quindi tipicamente scritte dai giornalisti. Queste storie possono aderire al programma Kindle Unlimited, che è una forma con la quale la storia può trovare nuovo pubblico e ovviamente ricevere royalties. Con Kindle Unlimited i lettori possono iscriversi al programma di abbonamento e i libri che partecipano ricevono delle royalties aggiuntive. I giornalisti inoltre possono creare delle proprie pagine autore all'interno di Amazon, di nuovo il servizio è gratuito, caricano la loro foto, tutte le loro opere in formato digitale e cartaceo compaiono nella loro pagina, loro possono scrivere di propria mano la loro biografia, controllarla, ovviamente modificarla nel tempo, e grazie al tasto follow i lettori che sono interessati alle storie dei giornalisti potranno ricevere le email che diranno al lettore quando ci sarà un nuovo libro o una nuova storia, quindi in preordine. Tutti questi sono tool quindi gratuiti di accesso e che danno spazio ai giornalisti per pubblicare le loro storie, fanno trovare quindi nuovi lettori, ovviamente anche nuovo pubblico, nuove royalties. Allora, quello che le chiedo è, il mobile journalist che è un freelance, che spesso fa fatica a tirar sera, che ha delle difficoltà, per fare questa operazione di self-publishing, è un'operazione complicata? Perché no. Molto spesso la diffidenza che uno ha e dice sì, io vorrei farlo, ma non ho tempo, ma non ho abbastanza risorse, ma non ho abbastanza forze, ma non ce la faccio. Cioè, quali sono i suoi consigli e qual è la distanza che c'è fra una storia che è un mobile journalist in tasca e la sua pubblicazione, insomma, veramente? Allora, in 24 ore il libro è live, quindi direi massimo 48 ore, però diciamo che in pochissimo tempo, da quando si clicca che lo si vuole pubblicare, diventa veramente disponibile. Gli strumenti sono facili, noi abbiamo anche degli strumenti di conversione che sono di nuovo gratuiti, abbiamo anche degli strumenti per creare la copertina, quindi diamo a disposizione tutti questi strumenti e poi è veramente semplice, basta averla in formato Word o PDF, si sta attenti alla formattazione e appunto, come dicevo, con un click la storia è pronta per essere venduta.